Lecce sotto il sole stamattina, una città intera tinta dei colori che ieri hanno fatto sognare. Lecce giallorossa dopo la vittoria della squadra, un 2-1 contro l'Inter di Zaccheroni, che è stato come la ciliegina sulla torta dopo la sconfitta inferta alla signora bianconera domenica scorsa. E le sfilate e i caroselli di macchine e bandiere inneggianti alla Salento da Mare sono stati soltanto l'antipasto della festa, quella vera, che i tifosi faranno nell'ultima giornata di campionato, il 16 maggio. Atteggiamenti di mandare all'ultima giornata o cominciate già da oggi? No, secondo me è più all'ultima giornata perché dobbiamo rispettare anche le altre squadre che ancora devono salvarsi. Con la Juve e con l'Inter alla fine, una soddisfazione. Certo. Un urlo per il Lecce. Forza Lecce! Forza Lecce! Forza Lecce! Avete visto la partita? Io no, io nemmeno, però è come se l'avessi vista, come l'ho sentita nell'animo. Ha festeggiato poi? Festeggiare alla mia età è relativo il festeggio. Ma si festeggia a tutte le età? Come no? Forza Lecce. Sempre, è logico, no? Avete visto la partita, state ancora festeggiando? Ancora, siamo troppo forti. Forza Lecce. Una vittoria che a Lecce è valsa la salvezza alla Serie A anche il prossimo anno. E per chi con il naso all'insù ad ammirare il barocco non si è accorto, sbadato e forse un po' invidioso del bagno di folla e delle strombazzate di clacson che ieri hanno inondato la città, c'è stato anche chi in trasferta nella città capoluogo ha tifato giallorosso per pura simpatia. Una battuta su Lecce in Serie A. Non sapevo neanche che era in Serie A. Ma lei da dove viene? L'Ancona. E l'Ancona in che Serie A? Serie B, ormai. Il numero è? 19, ci mando. Ma non sei di Lecce? No, sono di Manfredonia. Però forza Lecce. Sì, forza Lecce, è una squadra pugliese, E nessun consiglio poteva portare il sonno notturno al patron Semeraro, perché di consigli questa squadra non ne ha più bisogno. Previtosa. Proseguo la festa, si organizzerà oggi? Ah, non lo so, questo lo decidono i giovani.